Buongiorno a tutti, ci risentiamo, rivediamo, credo e spero per l'ultima volta a parlare di Covid, perché, come saprete, ieri 11 giugno il Ministro della Salute ha firmato un'ordinanza che, fa entrare in zona bianca, tra le altre regioni, anche l'Emilia-Romagna. Come ci si comporta quindi in zona bianca? È stato percepito un po' questo passaggio come una sorta di liberi tutti che, andando un po' in giro, veramente sembra un non c'è più nessun limite ai comportamenti individuali ma anche delle attività di impresa. Ecco, non è così. Quindi questo video serve semplicemente a ricordarci che cosa rimane ancora in vigore e quindi deve essere rispettato anche in zona bianca. Prima però faccio un'ulteriore premessa, nel senso che non so se ricordate, avevo detto nell'ultimo video, si era posta la questione dei protocolli e delle linee guida che dovevano essere adottati e aggiornati con un'ordinanza del Ministero della Salute di concerto, beh, con i ministeri competenti o d'intesa con la conferenza delle regioni e delle province autonome, cosa che non era stata fatta. Quindi i protocolli, i vecchi protocolli di fatto erano, diciamo, non applicabilissimi, diciamola così. L'hai detta da cani, ma avete capito. Questo problema è stato adesso sanato, risolto perché c'è stata una nuova ordinanza del 29 maggio 2021 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 giugno. L'ordinanza diceva che produce effetti a decorrere della data della sua adozione, cioè dal 29 maggio, però oggettivamente, essendo stata pubblicata il 9 giugno, direi che è da quella data che dobbiamo partire. E a questo punto, questa ordinanza adotta le linee guida e i protocolli, quindi non è più una sorta di liberi tutti, ma appunto bisogna rispettare quei protocolli. In sintesi, quindi in zona bianca cessa il coprifuoco e cessano di applicarsi le misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività facendo riferimento all'articolo 7 del DPCM del 2 marzo 2021, che diceva testualmente: in zona bianca cessano di applicarsi le misure di cui al capo 3, quella relativa alla zona gialla, relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. Quindi le limitazioni e sospensioni previste per la zona gialla decadono in zona bianca. Per cui adesso bisogna applicare semplicemente le misure adottate con l'ordinanza del 29 maggio. A livello personale rimane comunque l'obbligo di utilizzare la mascherina e il divieto di assembramento, mentre per le attività, ribadisco, rimangono gli obblighi previsti dalla ordinanza del 29 maggio, pubblicata, così ve l'andate a cercare se volete, ma la metterò come link, anzi la metterà il buon Lorenzo come link in calce a questo decreto. Per cui fate attenzione perché questo adesso è il testo di riferimento per quanto riguarda linee guida e protocolli. Scusatemi se sono stato ripetitivo e noioso, ma è importante perché questi adesso sono un po' la nuova Bibbia, tra virgolette, a cui dobbiamo attenerci nel caso di controlli. Per concludere, però, faccio una precisazione perché c'è stato un po' di pasticcio come al solito.
nel senso che l'ordinanza prevede la sostituzione delle linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM del 2 marzo, mentre nulla dice degli allegati da 23 a 27, che erano quelli che regolamentavano delle specifiche attività, per esempio i cinema o gli spettacoli all'aperto. Ovviamente sono da ritenersi tacitamente abrogati, comunque inapplicabili questi allegati di cui al DPCM 2 marzo, perché sono comunque incompatibili con la nuova disciplina delle linee guida adottate con l'ordinanza del 29 maggio. Quindi facciamo attenzione a questo. Quindi non è stato sostituito solo l'allegato 9 del DPCM del 2 marzo. Quello è stato sostituito esplicitamente, ma sono stati sostituiti implicitamente anche gli allegati dal 23 al 27. Credo solo il 26 non sia ricompreso perché tratta d'altro, ma insomma, ve li andate a guardare. Quelli che regolamentano settori che vengono poi regolamentati dalla nuova ordinanza non sono da considerare più validi. Ok? Io ho finito, quindi a questo punto davvero passo al commiato e ai ringraziamenti. Innanzitutto Appler perché è stata davvero costante nel pubblicare tutti i video di aggiornamento, sono stati tanti, insomma, ma insomma, credo siano stato uno strumento utile, poi non sta a me giudicare. Però davvero grazie ad Appler perché ci ha dato questa occasione di tenerci anche in contatto, di scambiare opinioni, perché no, dubbi, problemi, perché sono stati tanti. Poi ringrazio ogni amico, collega o ascoltatore che ha avuto la pazienza di seguirmi in questa serie quasi infinita di video, una pazienza veramente degna del buon Giobbe di biblica memoria. A tutti e a ciascuno davvero il mio ringraziamento più sentito e non vi dico arrivederci perché davvero spero non ci sentiremo più per parlare di Covid, ma ci vedremo al limite dal vivo, che è la modalità che io prediligo, la modalità di rapporto, insomma, a cui non vedo l'ora di tornare. Beh, buon lavoro, buona fortuna, insomma, buona continuazione a tutti e davvero, a mai più risentirci sul Covid. Speriamo davvero che sia il momento buono.